Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo un fucile da cecchino, in particolare l'M700 a molla o a CO2, versione AS1 e AS2 della Striker Amoeba, quello che probabilmente, lo scoprirete alla fine del video, è il miglior fucile da cecchino in Italia. Let's go! Prima cosa che colpisce è sicuramente il design, ispirato all'M700 Makul e Remington. La replica è prodotta in Taiwan, quindi non dovete aver paura di aprire il pacco e trovarci dentro il coronavirus che vi fa così. Continuando con i vantaggi, c'è sicuramente, oltre a un'estrema leggerezza e quindi comodità nell'imbracciare e andare in puntamento col fucile, anche un'estrema e soprattutto curata ergonomia, che potremo andare ad aumentare con un parco di accessori veramente illimitato, in quanto tutti i componenti sono stati prodotti e realizzati dalla Moeba, che ci permette di andare a modificare ogni singolo componente del fucile per adattarlo ai nostri bisogni. Cominciando dal fondo del fucile per arrivare alla punta, comincerò ad elencarvi tutte le piccole chicche disseminate sul corpo di questa bellezza. Sul calcio del fucile troviamo come prima cosa ovviamente il poggio spalla. È disponibile un accessorio per sostituirlo e poterlo regolare in lunghezza in modo tale che si adatti al meglio alle vostre esigenze. Poggia guancia identico, è disponibile o rialzato o regolabile, ovviamente sempre in altezza per adattarlo al meglio in modo tale che possiate prendere la mira e allinearvi col mirino in maniera eccezionale. Attacco cinghia, per ovviamente attaccarci la cinghia del vostro fucile. Tra le feature più interessanti che questo modello offre c'è sicuramente la possibilità di tenere tutte le vostre piccole brugoline che vi servono per regolare il fucile all'interno dell'impugnatura. Andate a rimuovere appunto questo tappino che va a comporre poi l'impugnatura nella sua totalità e troverete ovviamente le varie brugole per andare a regolare il vostro fucile. Vi farò vedere dopo dove e quando sarà necessario utilizzarle. Ecco, adesso ci vorranno 20 anni per rinfilarlo perché sono ritardato. Dai, però Dio! Sopra il grilletto troviamo la sicura, così ovviamente non è inserita, così lo è. Infatti non riusciamo a premere il grilletto, basta, ci rinuncio. Qui di fianco troviamo l'otturatore, in questo caso è per il funzionamento a molla, quindi ovviamente la resistenza dell'otturatore, per quanto essere molto morbido e facile da utilizzare, è direttamente proporzionale alla durezza della molla che c'è montata. Ce n'è una apposta per molle più dure e un'altra versione ancora per il funzionamento con CO2, dove ovviamente la resistenza è praticamente nulla e lo utilizziamo solamente per incamerare il corpo successivo. Dio! No, grazie! Per quanto riguarda invece la leva d'armamento, per quanto questa sia estremamente comoda e permetta di scarrellare in maniera veloce e pratica, sono disponibili altre 10 varianti diverse della medesima leva, con forme, colori e funzionamenti leggermente diversi, che permettono di personalizzare il fucile anche in questo piccolo componente. Subito sotto abbiamo il grilletto. Cosa più importante da dire è che la corsa di quest'ultimo è veramente corta, quindi non abbiamo 2 km di grilletto da premere prima di sparare, anzi è molto breve, andiamo a sparare subito. Il dito ci arriva in maniera precisa e perfetta, ce lo abbraccia, oserei dire, in modo tale che non andiamo a sparare un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' più in alto, un po' più in basso, ma esattamente dove dobbiamo. La resistenza dello scatto del grilletto, tra l'altro, può essere andata a modificare girando una piccola brugolina posta all'interno dell'impugnatura. Qui ci verranno infatti utili le brugole poste nell'impugnatura del fucile. Per quanto riguarda il caricatore e la leva di rilascio di quest'ultimo, questa è particolarmente ben realizzata. Soprattutto è stata posta molto vicino al grilletto, per la precisione tra caricatore e grilletto, permette quindi di sganciare quest'ultimo in maniera molto più semplice rispetto a quello che possiamo trovare sulla maggior parte degli altri fucili da cecchino, da soft air ovviamente. Ci sono due modi per rilasciare il caricatore. Il primo ovviamente è premendo questa levetta in avanti, si stacca il caricatore, ributtiamolo dentro. L'altro, ancora più comodo, è abbassare questa levetta qui posta direttamente sotto il grilletto, che ci permette di staccarlo in maniera ancora più semplice e intuitiva, oserei dire. Parlando del caricatore, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino perché merita davvero. Oltre al logo della Moeba Arm, qui e ovviamente qui, è anche indicato il 338 Winchester, che è il calibro utilizzato in quello vero. Molto molto carino. Questo è quello grande, tiene 55 colpi. È ovviamente possibile avere anche quello un pochino più piccolo, che ne tiene invece 45. Sono molto carini entrambi e fanno la loro sporca figura in entrambi i casi. Altra piccola nota per quanto riguarda la ricarica: è estremamente semplice.
il ricevitore dei caricatori veramente comodo e semplice da utilizzare. Guida infatti la posizione del caricatore nella direzione giusta e infilarlo è estremamente intuitivo e semplice. Altra cosa super importante che mi sono dimenticato di dirvi è che una volta che si va a caricare il fucile, e magari vi siete dimenticati se l'avete caricato o meno, c'è un comodo indicatore di carica che vi indicherà quindi quando il fucile è pronto a sparare o no, nel caso ve lo siate dimenticati perché siete ritardati come me. Non mi toccare il culo. Posso toccarlo anch'io? No, tu no. Ma come? Come potete vedere, questo piccolo pezzo rosso viene fuori e indica che il fucile è carico. Quando andiamo a sparare, questo torna dentro. Come il mio fusello. Subito sopra abbiamo ovviamente un RIS in metallo da 20 mm per attaccare tutte le ottiche che potete desiderare e volere. Da red hot a ovviamente mirini, cannocchiali estremi. Altra cosa molto importante che c'è appunto sopra il RIS è questo regolatore. È questo buchino che, come potete vedere sopra, c'è scritto op meno e più, che vi permette di andare a regolare lo pop. Qui viene utile le brugole che ci sono all'interno dell'impugnatura ed è molto semplice, basta che la infilate dentro e lo regolate verso il più o verso il meno. È possibile come modifica montarci una rotellina esterna, quindi vi basterà girarla sopra senza brugole, senza niente, per regolarla in maniera semplice. Questa è una di quelle modifiche che vi consiglio caldamente. Muovendoci poi sul davanti abbiamo ovviamente una canna esterna con scanalature. La cosa che mi colpisce di più è che ce ne sono altre 3 o 4 che potete appunto andare a sostituire. Quelle con le scanalature a spirale tra le varie sono quelle che io preferisco perché sono veramente fighe. Quella completa, una un po' più sottile, eccetera eccetera. Altra cosa molto interessante è che su questo fucile, come potete vedere, abbiamo il paramano in polimero rinforzato. È possibile però sostituirlo e metterci un RIS, sia K-Mod che M-Lock, che permette quindi di andare ad aggiungere una serie di accessori infinita al fucile, quindi unpack, impugnature, attacchi vari per la cinghia, eccetera eccetera eccetera. In questo modello è possibile montare un bipiede che viene attaccato a questo pratico anellino qui. Ovviamente non ci si può montare senza avere l'altro tipo di paramano con qualche sorta di K-Mod, un bipiede diverso che abbia un attacco diverso da quello che si va a stringere appunto qui intorno. Corona non perdona sarà lo slogan di questo video. Per quanto riguarda lo spegnifiamme, ovviamente c'è montato il nostro solito bollino rosso che possiamo andare a rimuovere. Troviamo una filettatura dedicata per questo fucile su cui si può montare il bellissimo silenziatore da fucile a cecchino, sempre della Moeba. Nel caso si voglia andare a montare invece silenziatori per fucili normali, sarà necessario comprare un adattatore. Dovrete quindi prendere un adattatore che vi convertirà questa dimensione in 14 CCV per montarci il silenziatore da fucile normale. Per quanto riguarda invece materiali, componenti, cazzi e mazzi, troviamo un calcio, impugnatura e paramano in tecnopolimero rinforzato, mentre attacco cinghia, leva d'armamento, otturatore, componenti interni e canna sono ovviamente in metallo. La canna di precisione interna è da 6,03, quindi ovviamente canna di precisione, come ho detto, in ottone. La lunghezza del fucile è di 1085 mm e il peso è di 2 kg. Ma allora? La smettiamo? E il peso è di 2,340 kg. È ovviamente un gran fucile e, come vi ho detto, il peso è abbastanza ridotto grazie soprattutto al fatto dell'utilizzo del tecnopolimero e delle scanalature sulla canna che ne alleggeriscono molto il peso. Rimanendo sempre sui componenti, aggiungo inoltre che il trigger box, quindi il componente del grilletto qui all'interno, è in acciaio. Sempre sulle caratteristiche interne troviamo un cilindro in acciaio con molla AEG, un pistone in metallo con testa ad alta pressione, reggimolla in metallo sempre, e un op chamber regolabile con la canna da 550 mm, compatibile tra l'altro col Marui VSR. La particolarità di questo fucile, come ormai avrete capito, è la vasta gamma di componenti che possiamo andare a montare e sostituire sul fucile. Infatti un fucile come questo può arrivare a diventare esattamente così. Ovvero è praticamente riconoscibile. Oltre ai diversi componenti che si possono andare a sostituire, come il poggiaguancia, il calcio estensibile per adattarlo meglio alla nostra spalla, la leva d'armamento, i caricatori, il paramano, i silenziatori e gli spegnifiamma, anche i colori di questi vanno a variare. Infatti la maggior parte delle parti in polimero sono disponibili in 4 diversi colori: olive, black, grigio e tan. Quindi possiamo andare a sostituire, cambiare il fucile per farlo diventare... L'hai fatta apposta, io t'ammazzo, vieni qua, no, adesso ti stingo le palline. Vi permette quindi di personalizzare, come ormai avete capito, il fucile come preferite. Non solo dal punto di vista della funzionalità, ma anche nell'estetica. Il caricatore è pronto, andiamo a sparare.
come potete vedere, è non solo estremamente silenzioso, ma anche caricare due o tre colpi dietro fila è estremamente semplice. Tra le altre cose che mi hanno impressionato parecchio è che viene fornito cartellino dove c'è scritto quanti joule spara il fucile, la temperatura a cui è stato ovviamente provato il test, il modello del fucile e ovviamente la data di quando è stato fatto il tutto. Viene ovviamente con il fucile e vi serve per ovviamente provare che sono stati fatti tutti i controlli che andavano fatto. Molto carino ed è l'ennesimo tocco di classe, per così dire, che questo fucile non necessitava, ma sicuramente apprezziamo. Sono una persona magnanima, quindi dico spariamo altri due o tre colpi. Molto molto divertente. Passiamo alle conclusioni finali. Come avete visto, questo è un signor fucile, non solo per la vasta gamma di accessori che vi vengono forniti direttamente dal produttore del fucile, ovvero la Moeba, che quindi potete essere sicuri di essere completamente compatibili e ovviamente funzionanti insieme al vostro fucile, ma anche per l'ergonomia e la precisione. Infatti questo è il tipico fucile che è perfetto per essere utilizzato in campo e siete voi poi successivamente che andate ad equipaggiare in modo tale da poterlo adattare al meglio alle vostre esigenze. Oltre al mirino, che direi che è essenziale, potete utilizzarlo già così com'è, ma vi assicuro che se come me vi innamorerete effettivamente di questo fucile, comincerete a moddarlo con qualunque tipo di accessorio potete trovare sul mercato. È stato ben congegnato, ben pensato per essere, sì, come ho già detto, ergonomico, funzionale, tutti i componenti sono nel posto giusto, la leva di rilascio del caricatore, la leva d'armamento, la sicura, è intuitivo e non difficile da utilizzare, ma allo stesso tempo mantiene le funzionalità e un realismo degno di un fucile da cecchino. Senza parlare poi del fatto che le brugole all'interno dell'impugnatura sono una figata, la prima volta che me l'hanno detto mi ero già innamorato, senza che mi dicessero neanche cosa c'era all'interno, poteva essere vuoto, che io l'avrei comprato lo stesso. Tornando adesso alla domanda se questo è effettivamente il miglior fucile da cecchino che possiamo utilizzare in Italia, la risposta che mi sento di darvi è sì, ovviamente opinione personale, non venitemi a stracciare le balle. Per svariati motivi differenti, primo tra tutti che ovviamente se prendiamo questo fucile e lo poniamo in un'ottica internazionale, beh, ci sono sicuramente dei modelli anche ben più costosi che possono superare di gran lunga questo modello, ma in Italia, come sapete, siamo obbligati ad avere un fucile con una potenza inferiore al joule e quindi dobbiamo adattarci a queste esigenze, e questo ritengo sia il fucile perfetto per questo compito, in quanto il peso è ridotto, non avete troppa oscillazione, quindi riuscite a mandare comunque il colpo dove deve, non posso ripetervelo abbastanza, è estremamente preciso e quindi siete sicuri anche con joule bassi di riuscire a colpire l'obiettivo e che quest'ultimo lo senta e lo senta bene. Lo consiglio soprattutto a quelli di voi che magari non hanno mai usato un fucile da cecchino, sono preoccupati perché comunque ci devono spendere dei soldi, vogliono andare sul sicuro, avere un fucile che sia semplice da utilizzare ma che allo stesso tempo performi come deve in campo, questo è il modello che mi sento di consigliarvi, in quanto si adatta alla perfezione ai vostri bisogni. Ultima piccola chicca proprio in conclusione per invogliarvi veramente al massimo a scoprire questo fantastico mondo e questa fantastica linea di fucili è che questo è il modello AS1. Ci sono altri due modelli che vanno pian pianino a perdersi un po' nei meandri di un mondo oscuro del softair, ma che sono comunque validi e vi consiglierei di guardare se siete innamorati di questo stile. Questo è il modello ovviamente lungo, ma c'è anche la versione AS2. La potremmo definire il fratellino minore di questo fucile, in questo caso è provvista di una leva di caricamento semplificata grazie a questo pomello, un poggiaspalla diverso come potete vedere, il colore è ovviamente olive e anche del silenziatore Amoeba che è veramente veramente figo. Questa è la versione più piccola, la versione S3 invece è corta come questo ma non ha il calcio. Se vi state chiedendo perché, me lo chiedo anch'io e non so darvi risposta. Bene, se non sono riuscito a convincervi della validità di questa serie di fucili, non so che altro dirvi. Venite in negozio così vi posso convincere anche di persona. Vi aspettiamo con le braccia aperte come al solito. Venite a vedere e provare questa bellezza. Noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay angry. Per quanto riguarda il grilletto, una delle cose che... tiriamolo su. Adesso tiro tante di quelle madonne che non viene più giù l'ultima. Porca di quella... prendilo, Dio. E infilarlo è estremamente intuitivo e semplice. No, fai anche due. Se hai il coronavirus, vai, trovati un...
Corona non perdona. Cazzo, Corona non perdona è bruttissimo. Non so neanche se ce lo possiamo mettere. Se vi state chiedendo perché... Bella domanda. Se lo stanno chiedendo tutti in sala.